grande ospite di questa manifestazione qui a Lecce, il professor Paolo Veronesi, figlio d'arte, come avrete certamente saputo e capito, Fondazione Veronesi qui a Lecce, perché stasera Effetto Notte Festival, professore, si gemella, si collega alla Fondazione, perché oggi più che mai è importante creare queste sinergie per combattere il grande mostro. Ecco, vuole salutare il Salento intanto e poi le faccio una domanda. Grazie, saluti a tutti, grazie al sostegno che ci date questa sera attraverso la Banca di Credito Cooperativo di Leverano, nella persona del suo presidente Lorenzo Zecca, che ci sostiene come ha già fatto in passato. Fondazione Veronesi è una realtà relativamente giovane, nata nel 2003, fondata dal mio papà Umberto, che tutti penso conoscete, con lo scopo di promuovere la ricerca, perché senza la ricerca non andiamo da nessuna parte, ma anche la consapevolezza, la cultura della scienza e la prevenzione, che sono altrettanto importanti. Certo. Quindi grazie al contributo di migliaia e migliaia di amici e anche di quelli che sono qua stasera, abbiamo potuto finanziare in questi poco più di 20 anni qualcosa come 2.300 borse di ricerca per giovani ricercatori nel nostro paese che portano avanti la ricerca in campo oncologico con risultati brillantissimi, devo dire. Oltre 150 progetti di ricerca, 179 ospedali e università in Italia coinvolti, 3 piattaforme di ricerca internazionali, 8 protocolli di oncologia pediatrica attivati, quindi un grossissimo lavoro che però si poggia su fondamenta altrettanto solide, che sono la diffusione della cultura scientifica, per cui le nostre attività partono dalle scuole primarie e secondarie, dove cerchiamo di diffondere anche attraverso le nostre delegazioni, che ormai sono 30, qui stasera abbiamo una delegazione di Lecce in prima fila, sono 30 in tutta Italia con più di 250 delegati attive quindi sul territorio. Quindi, come dicevo, cerchiamo di diffondere la cultura scientifica nei bambini, nei ragazzi, la cultura della prevenzione, dei corretti stili di vita, della corretta alimentazione, cercando di evitare quei vizi purtroppo endemici nel nostro paese come il fumo di sigaretta. Ricordo che il 24% della popolazione italiana fuma, quindi un numero veramente esagerato e che porta a un sacco di patologie anche molto molto gravi. Ridurre il consumo di alcol, aumentare l'attività fisica, ridurre l'eccesso di cibo, quindi il 30% della popolazione italiana è sovrappeso, un numero che deve assolutamente calare, ridurre l'obesità perché si porta dietro malattie cardiovascolari e oncologiche importanti. Quindi questo è il nostro compito, cerchiamo di farlo al meglio, però abbiamo bisogno del sostegno di tutti, perché ovviamente senza il sostegno dei nostri amici non possiamo fare niente. Professore, suo padre e lei siete stati e siete ancora, lei per quanto la riguarda, gli alfieri di questa grande lotta contro quello che ho definito prima il mostro. Lei pensa che si sia arrivati al punto di puntini capirne qualcosa in più qualcosa in più. Fare la mossa decisiva, allora, professore? Il problema dell'oncologia del tumore, che non si tratta di una malattia ma sono centinaia di malattie diverse. Certo. Per molte di esse oggi abbiamo delle terapie assolutamente efficaci, quindi devo dire che negli ultimi 10-15 anni c'è stata una vera rivoluzione in campo di oncologia medica, perché abbiamo terapie prima sconosciute, rese disponibili da ricerca, che vanno ben oltre la classica chemioterapia, che era l'unica arma che avevamo fino a pochi anni fa, e che quindi comprendono terapia a bersaglio molecolare, comprendono immunoterapia, anticorpi coniugati. Abbiamo la possibilità di arrivare su molti tumori in maniera efficace, con molti meno effetti collaterali rispetto al passato. Questo ha dato anni e anni di vita in più a pazienti con malattie avanzate, e quindi è un grandissimo successo che ci fa vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. Però mi preme sempre sottolineare l'importanza della prevenzione. La prevenzione oggi è ancora il cardine di questa battaglia contro questa malattia, il tumore, che è ancora quella più temuta da tutta la popolazione. E il tumore lo possiamo prevenire sia evitando di ammalarsi attraverso i corretti stili di vita, sia diagnosticandolo precocemente facendo i corretti esami di prevenzione che tutti ormai conoscono. Certo. Professore, per concludere, ecco, le chiedo, lei ha seguito dall'inizio suo padre, non ha avuto mai dubbi nel seguire
la professione di suo padre e l'esempio di suo padre, da ragazzino, da bambino? Da ragazzino no, ho cominciato a 18 anni, quando dovevo scegliere che cosa fare da grande, volevo fare matematica all'università, poi invece pochi mesi prima ho deciso che avrei dovuto continuare la strada di mio papà e prendere medicina, poi ho deciso di fare chirurgo e continuare a operare, a fare quello che ho fatto per tanti anni. Allora, nel farle i complimenti e nel ribadirle il benvenuto a Lecce, le auguro di continuare sulla strada di suo padre che prima di andar via disse: siamo vicini alla soluzione, forse siamo vicini. Credo che siamo sempre forse vicini. Siamo vicini. Assolutamente. Grazie a lei. Grazie.